sicura l'angioedema ereditario? Quali sono le ultime novità terapeutiche per questi pazienti? Lo chiediamo al professor Giuseppe Spadaro in occasione di un evento incentrato sulla malattia organizzato da OMAR in collaborazione con l'Associazione Pazienti che si è tenuto a pochi giorni dalla giornata mondiale dell'angioedema ereditario. Professor Spadaro, come si affronta l'angioedema ereditario dal punto di vista terapeutico? Allora, l'angioedema ereditario si affronta in due modi. C'è l'attacco acuto nell'episodio acuto e c'è la profilassi, che possiamo distinguere a breve e a lungo termine. L'attacco acuto è l'evento più drammatico, per cui spesso è l'esordio della malattia. Noi facciamo diagnosi dell'attacco acuto e dobbiamo avere dei farmaci a disposizione per questa situazione. La profilassi invece insomma, è un evento diverso, un momento diverso in cui distinguiamo due momenti fondamentali. Quello della profilassi a breve termine che si può effettuare in occasione per esempio di interventi chirurgici, soprattutto quelli sul cavo orale, oppure anche in occasione di situazioni stressanti, perché anche lo stress può essere causa di intervento. La profilassi invece a lungo termine è necessaria in quei pazienti in cui hanno ripetuti episodi, più di 12 episodi l'anno oppure più di 24 giorni l'anno con, diciamo, situazioni di attacco di angioedema. Per cui in questi casi si fa la profilassi a lungo termine. E quali molecole hanno oggi a disposizione questi pazienti? Allora, per l'attacco acuto abbiamo essenzialmente il plasma derivato, che esistono sia per tutte e due le case farmaceutiche che dispongono di questo farmaco, il plasma derivato che si fa. E noi abbiamo proprio fatto uno studio in cui abbiamo dimostrato che l'autosomministrazione è quella più importante, perché l'attacco può venire in qualunque momento, in viaggio, a casa, eccetera, per cui i pazienti devono essere addestrati ad autosomministrarsi questo farmaco. Abbiamo sia un farmaco che si fa per via endovenosa e un farmaco che si fa per via sottocutanea. I pazienti vengono al nostro centro, vengono addestrati, quando sono pronti, allora gli rilasciamo il farmaco che devono tenere sempre a disposizione. E per quanto riguarda la profilassi, professore, quali molecole? Allora, la profilassi, abbiamo essenzialmente il plasma derivato e abbiamo, che viene utilizzato nella profilassi a breve termine, possiamo avere anche il danazolo nel breve termine, però è un farmaco che non viene più utilizzato per gli effetti collaterali. Discorso diverso è per la profilassi a lungo termine, dove abbiamo molti più farmaci e dove abbiamo anche delle novità terapeutiche. La profilassi a lungo termine si può effettuare sia col plasma derivato somministrato ogni 3-4 giorni, oppure si può utilizzare, per esempio, per alcuni casi agenti cosiddetti antifibrinolitici, per intenderci l'acido tranexamico. Allora, questo farmaco che viene usato per via orale è efficace nel 30% dei pazienti, per cui non è più tanto utilizzato. Poi abbiamo sempre gli androgeni attenuati, come il danazolo, che viene utilizzato sempre per via orale, ma per gli effetti collaterali che dà e viene abbandonato. Poi abbiamo invece dei farmaci più nuovi, per esempio, come il lanadelumab. Professore, ci spiega come agisce questo farmaco e quali risultati abbiamo sia in termini di efficacia che in termini di sicurezza? Allora, il farmaco è stato oramai in commercio e quindi può essere utilizzato dai pazienti. È un farmaco che viene utilizzato per somministrazione sottocutanea, viene fatto inizialmente ogni 2 settimane e poi ogni 4 settimane. I risultati sono eccellenti, cioè efficace nel 100% dei casi, indipendentemente se il paziente faceva profilassi prima o dopo. E quello che è migliorato notevolmente la qualità della vita, perché chiaramente il paziente, noi allora, quando facciamo profilassi, quando prendiamo in cura il paziente, non dobbiamo fare dimenticare la malattia, ma dobbiamo fare sì che il paziente possa essere padrone della sua malattia, soprattutto in quei momenti in cui poi si può presentare da un momento all'altro. Quindi questo farmaco ci ha dato i risultati in questo modo, proprio, cioè il paziente ha una qualità della vita migliore perché sa che può controllare la malattia. Professore, la ricerca sta andando avanti, ci sono altri farmaci in studio? Sta andando avanti moltissimo, sicuramente ci sono altri farmaci.
c'è la novità che è l'adalimumab attuale, poi sono dei farmaci di studio che sono farmaci sempre che si utilizzano sia per via orale, alcuni sono stati, diciamo, non sono ancora approvati dall'EMA, tipo si chiama berotralstat, che è un farmaco che non è ancora utilizzato perché ancora non è stato approvato dall'EMA, ma è un farmaco che può dare dei risultati, pure questo brillanti. Sì. Gli studi hanno dimostrato che c'è una riduzione nel 40% dei casi dei pazienti con attacco acuto. Poi esiste il garadacimab, che è un farmaco ancora in fase sperimentale, cioè in fase 2. E poi esistono dei farmaci ancora più specifici che vanno a fare terapia genetica che tendono a somministrarsi poco frequentemente e per via orale, quindi molta più facile la somministrazione, il paziente non deve fare la torsione al dovere, quindi è molto più sicuro. E esistono due essenzialmente due farmaci, ma small interfering RNA, cioè le molecole che bloccano la sintesi dell'mRNA che codifica per il fattore 12, cioè non si produce il fattore 12 attivato, che è un'altra via, diciamo, alla classica dell'angioedema. E poi abbiamo anche alcuni altri farmaci, che si chiamano adeno-associated virus mediated, che inducono una maggiore produzione di C1 inibitore, quindi blocchiamo tutte e due le vie, sia quella del C1 inibitore, quella classica, sia quella del fattore 12 attivato. Ma è dal momento che noi la ricerca sta scoprendo sempre nuove alterazioni genetiche, è chiaro che di pari passo l'industria farmaceutica, cioè la ricerca farmaceutica, per meglio dire, deve andare per avere una terapia quanto più possibile mirata. Ecco, è chiaro che l'obiettivo sarebbe quella la tailored therapy, cioè la terapia cucita su misura per il paziente, ma è chiaro che noi abbiamo adesso a disposizione dei farmaci che possono curare tutte le forme di angioedema. Ecco, professore, alla luce di tutti questi trattamenti, qual è il messaggio che possiamo dare ai pazienti? Il messaggio ai pazienti è che loro devono, insomma, il futuro è abbastanza chiaro, come dicevo pure in altre occasioni, ma quello che è importante è che il paziente sia sempre a contatto con i centri di riferimento, che sono quelli che, attraverso studi anche sperimentali, possono dare sempre delle maggiori novità e conoscere meglio il paziente e stabilire per quel paziente quella terapia. Per cui speriamo che questo periodo di 2 anni di buio, diciamo, che non sono stati male, diciamo la verità, perché in questi 2 anni la ricerca è andata avanti lo stesso, non è che si è fermata. Forse abbiamo avuto meno contatto diretto con i pazienti, ma l'industria ha pensato, cioè l'industria, la ricerca ha pensato per i pazienti, e quindi chiaramente quando finirà tutto, al reincontro, diciamo, che avremo, sicuramente possiamo dare delle novità per i pazienti, possono stare più tranquilli.